cavolo. La torre ha mangiato la pietra dell'unità, vero? Volevo volare. Già, è proprio un peccato. Mimir, come hai chiamato mia madre? Laufeyla, giusto? La conoscevi? Non ho mai avuto il piacere. Laufey era una leggenda che circolava tra le sale di Asgard, una gigantessa guerriera che mandava all'aria i piani degli dei Aesir. Liberava coloro che incatenavano, nutriva coloro che affamavano, li infastidiva, ma per nobili intenti. Thor era frustrato per non essere mai riuscito a trovarla per combatterla. Quando iniziò la mia prigionia, mi chiesi che cosa ne fosse stato di lei e cosa sarebbe diventata. Il tuo lignaggio è molto singolare, ragazzo. Siamo a casa. Sembra che sia passata una vita. Ci sono un po' di spifferi, ma è meglio che avere pezzi di corteccia nelle chiappe. Ora riposa. Dormirò tutto l'inverno. Ok. Può andare. Dormi. Sto già dormendo. Che cos'era? Il tuo arco. Atreus, sei pronto? Sì, ho fatto un sogno assurdo. Il Fimbulwinter era finito. E Thor era venuto a cercarci, qui a casa. Era solo un sogno. Ma sembrava diverso. Sembrava reale. Sembrava il futuro. Allora ce ne occuperemo domani. Oggi dobbiamo fare altre cose. Vieni.